Eccoci di nuovo alla nave. Ora non abbiamo più nulla che ci possa fermare, direi che è arrivato il momento per salpare verso nuovi orizzonti e nuove avventure. Finalmente, di nuovo sulla mia nave. Ora posso tornare alla mia amata Lemuria. Aspetta un momento. Per salpare dobbiamo raggiungere la sala energetica sotto coperta. Andiamo. Va bene. Bastava chiedere. Ho rivelazione? Sì, però... Perché questi due mi sembrano scuotibili? No, stranamente no. Aveva lo stesso modello di quello che abbiamo visto nel castello. Però non funzionano. D'accordo. Anche col... Ehi, e questi? Cosa ci fa un calamaro qua dentro? Che poi è una medusa, ma è palesemente un calamaro. Non vorrei dirtelo, Pierce. C'è un'infestazione. Oh, ma guarda. Allora, aspetta. Ce n'è uno anche qui. E direi di killarlo subito, che così andiamo a prendere quel forziere. Per fortuna, poi... Allora, teniamo conto che in questo momento noi non stiamo neanche attaccando. Questo vuol dire che, a prescindere da tutto, siamo... in una situazione in cui comunque le nostre statistiche ci permettono di uccidere con un colpo ciascuno tutti i nemici che ci troviamo, diciamo, già in queste situazioni. Il che vuol dire che siamo a livello. Poi lasciamo perdere che abbiamo la spada finale del gioco e tutto il resto. Ok. Però comunque siamo messi molto bene sotto quel punto di vista. Io devo vendere ste gocce di olio. Altre robe che dobbiamo vendere, le noci, magari le fiale. Dovrei iniziare a dare un po' di roba anche a Pierce, mi sa, perché iniziamo a essere pieni. Non ho idea di come sia successo. Tra l'altro, giusto, questo è di crafting. Siccome mi piace il colore, glielo diamo a lui. A proposito di crafting e roba simile, la prima cosa che dobbiamo fare appena scendiamo da qualche parte, è vedere se... qua siamo in alto, quindi dobbiamo vedere se riusciamo... Madonna mia, ma quanto è grosso sta nave, a trovare qualcosa per Pierce, qualcosa che sia buono per lui. Madonna mia, non dirmi che devo fare fuori tutte quante le meduse per poter passare. Allora, mi sa tanto di sì, però. Allora, calmi un attimo, perché dobbiamo capire come e dove cosa spostare. Perché ad esempio quello mi sa tanto di percorso che si abbassa, e non vorrei che si abbassa e noi non riusciamo più a passare. Non credo, però meglio andare a scoprirlo velocemente. Allora, noi dobbiamo mettere la scatola qui. Quindi questo e questo. Vabbè, io li faccio fuori tutti perché mi stanno antipatici. Semplicemente, a questo punto. Tac, bravissimi tutti e tre. Tra l'altro Pierce, incredibilmente, è più veloce di Jenna in questo momento, e non so se è un bene o un male. In ogni caso Pierce è un po' indietro, appunto perché è l'ultimo arrivato. Dobbiamo un attimo sistemarlo, sia a livello appunto di Digin, dobbiamo trovare una buona combinazione che vada bene con lui, sia appunto a livello di strumenti, perché al momento ha quello che ha e basta. Allora, vorrei capire più che altro come facciamo, o meglio, a cosa ci serve quella pedana lì. No, ho sbagliato, pensavo di avere spostamento. E via. Dunque, adesso di nuovo Digin disattivati. Ah beh, in realtà poi Pierce è più veloce perché gli abbiamo dato tutti quelli di vento. È anche vero quello, Tac, uno e due. Come passiamo che qui c'è sto barilotto? A meno che non sia la prospettiva. Ah no, c'era... Ok, era la prospettiva che mi aveva fregato. Tac, tac, e fatto. In tutto ciò io non so dove stiamo andando, Pierce. Che tra l'altro credo che... noi siamo scesi di sotto, ma c'era anche una via di sopra. Il che mi fa pensare che entrambe le vie ci portino comunque al risultato, diciamo. E però tutte quante sono piene di meduse. Congeliamo l'acqua. Dunque, io inizierei da quello in alto, visto che ci sono già le meduse da questa parte. Ecco qua. Che Pierce, tra l'altro, in questo momento io ho tolto tutti i Digin appunto per usare Brina.
Non fa niente se non riesce ad attaccare, tanto lo facciamo noi tre. Siamo comunque a posto. Quindi credo che adesso noi dovremmo spostare questo di qua. Ecco qui. In teoria possiamo poi passare, saltare e andare dall'altro lato. Andiamo di qua adesso. Ecco fatto. Uccidiamo quell'altra medusa e apriamoci il passaggio. Ecco qua. Allora, congeliamo di nuovo la ex medusa. A posto. Uccidiamo ovviamente anche questa. E con questo ora in teoria possiamo passare dall'altro lato, uccidere l'ultima medusa e poi infine arrivare dall'altra parte, speriamo. Ecco qua. Allora, dobbiamo uccidere questa, quindi ci manca solo lei. E una volta fatta possiamo arrivare finalmente a questa porta. Che per un attimo pensi, quest'ultima medusa deve essere per forza diversa dalle altre. Uguale a tutte. Quindi la congeliamo. Mi chiedo se nell'ultima stanza troveremo, diciamo, il boss medusa. È probabile, però non mi aspetto nulla, sinceramente. E via, siamo arrivati? No, siamo arrivati qui. E ovviamente, guarda un po' dove si è messa quella medusa. Ecco qua, anche l'ultima è andata. Congeliamola. Tra l'altro continuo a chiedermi, allora a questo punto, se la strada di sotto era giusta, quella sopra cosa ci portava? Non lo so, magari era lo shortcut finale per tornare alla stanza. Allora, qui è... oh cavolo, scusami. E come passiamo? Ah, ecco! Te l'avevo detto che c'era la super medusona che diventa un... Come? Com'è successo? Comunque, no, tu vai pure di Megiddo, tu di Meteor Colpo, anche se in teoria gli farà meno danno. Tu impatta lei e tu vai di Thor. Ho sbagliato, ho messo tenuta, non... Oh, cavolo, pensavo di avergli dato impatto. Megiddo! Vediamo. Per un attimo ho pensato ad avermi ucciso, sincero. Non mi ricordo se Thor l'abbiamo evocato nella scorsa serie. Sai che mi sa di sì? In ogni caso, sempre bello da vedere. Però ha già resistito a 1100 passacolpi, eh. Comunque non è debole la signorina. In ogni caso, salutiamo tutti. Meteor colpiamola. Va sì, vai di squarcio. E tu vai di... Che cosa ti faccio fare? Ma... Attacca. 52. Non è che mi aspettassi di più. A posto. Aia. Per fortuna non si è avvelenato. A posto. E allora tagliamo. Meteor colpiamo. Proviamo vulcano. E tu vai di plasma. Non è che mi aspettassi di meno, eh. Ok. Tieni conto che... Aia. Ah, può farlo anche lei, a posto. Facciamolo fare a Jenna. Resurrezione. Anzi, fermi. Calmi tutti. Allora, tu salute. Tu resurrezione. Tu di nuovo vai di plasma. Ecco qua. Più che altro ho sperato che Sara non l'avesse ammazzato, perché sennò Pierce non si prendeva i punti esperienza. E non mi va che qualcuno salga più di un altro, insomma. Allora, Meteor Colpo. Attacca e tu... Ah, non c'ha più le cure. Vabbè, fanculo. Attacca, attacca. Meteor Colpo. Oh, comunque, l'Idra... Tiene che tiene, mica male. Sarebbe stato uno scontro probabilmente bello lunghino. E lo è già adesso, in teoria. Cioè, teniamo conto che se non è per noi che facciamo molti danni tutti assieme, e diciamo che l'abbiamo fatto con un solo colpo, alla fine il grosso abbiamo fatto Megiddo. Comunque stiamo giocando schiavitù. Ai. Stiamo giocando comunque normalmente. Tu avevi sfiaccamento, vai. Vai, vai, vai. Tu prova a costrizzarla. E tu impatta noi. Ok, ne è effetto.
Non che la cosa abbia importanza qui. Non sapevo che non aveva nessun effetto. Però andata. E visto? Se non l'avessimo riportato Pierce in vita, adesso sarebbe andata perduta la cosa. Ah, cavolo. E quel forziere? Come lo prendiamo il forziere, capo? Allora, calmi un attimo. Torniamo indietro. Facciamo un attimo un controllino da questa parte, scusami, eh. Ah, ottimo. C'erano le scatole. D'accordo. Quella scatola lì, però. Come la raggiungiamo? Bella domanda. Scendiamo di sotto, intanto. Qui dobbiamo far piovere, probabilmente poi congelare, forse. Tac, e... tac. Vai. Plic. Stavo chiedendo perché non aveva funzionato per un attimo. Ma poi dove cazzo stiamo finendo? Quanto è profonda sta nave? È più grande all'interno. È una città. Come hanno fatto questi mostri a infiltrarsi nella nave? Mi pareva di averla chiusa. Fa nulla, una volta che la nave è in moto se ne andranno di sicuro. Ora devo mettere la sfera nera nel suo vano. La madonna. Subito è partita. Ma quella cesta. Prendi il timone, Felix. Se vogliamo raggiungere Lemuria, dovrai imparare le basi della navigazione. Dovremo navigare nel mare orientale finché non ti senti pronto. Kraten, non dovremmo dirigerci dritti a Lemuria? Ah, suppongo che se bisogna imparare a navigare sia meglio farlo ora. Allora voglio andare alla Libero e a Tolby. Oh, e a Vale, andiamo a Vale. Mi piacerebbe vedere la tua città, Jenna. Facciamolo, andiamo a Vale. Non mi pare una buona idea. E perché? Pensate alla strada fatta per arrivare dove siamo. Non so, non sono mai stata brava in geografia. Permettimi di spiegare. La costa dell'Angara, il continente in cui è Vale, è rocciosa. Oh, credi che la nave di Pierce non potrebbe approdare? E nel Gondwan direi che la gente di Lalivero ci cerca ancora. Ha ragione. Saturus e Rexy hanno creato il panico a Lalivero e voi eravate con loro. Oh, ma Sara potrebbe spiegare per noi. Faranno i Laliveriani capirebbero, sono sicura. E poi mi chiederebbero di restare a Lalivero. Mi lasceresti là, Felix? Già, forse non è una buona idea. Allora è deciso. Cosa è deciso? Il mare è grande, possiamo andare ovunque, quindi esploriamo, Felix. Ottima idea. Abbiamo incontrato i lupi mannari e ottenuto nuove psicoenergie. Di sicuro c'è molto altro che aspetta di essere scoperto. Wow, Sara, eccezionale. Il mare può essere pericoloso. Ciò che accadrà non sarà colpa mia, Kraten. Verso il mare aperto, Felix. Ma... ehi, ho trovato qualcosa. Era solo la luce che rifletteva un pesce. Posso trovare gli oggetti schiacciando là? È pericoloso, quasi cadevo. Ma io posso... Vabbè, ok. Facciamo un salvataggio intanto.